trovare in questo studio strepitoso di Radio 9 e che chiaramente accettano anche di aprirsi e di raccontarci la loro realtà, la loro storia. Buongiorno agli animatori che lo fanno per professione, pur portando avanti il discorso delle università e tutto il resto. Emanuele Serafini, buongiorno. Buongiorno a te Antonella. E Luigi Mele. Buongiorno, buongiorno Antonella. Una mela al giorno toglie il medico di torto. Vabbè tu. È che l'esaurimento galoppa, siamo in fine settimana. Allora ragazzi, voi siete un connubio direi quasi perfetto, nel senso che ormai da tanti anni lavorate insieme nel mondo dell'animazione, la giocoleria, il divertimento puro, i compleanni, si parte sempre da là, no? Sì, sempre da lì. Poi magari fare un percorso forse anche più alto, pur mantenendo i compleanni, però poi i percorsi si sviluppano e diventano sempre più interessanti, si approfondiscono l'arte e il mestiere di fare animazione. Non so chi dei due vuole iniziare, com'è cambiata l'animazione nel vostro, no, percorso? Ma guarda, noi abbiamo iniziato, come dicevi tu, prima per gioco, molto per gioco e soprattutto con i compleanni. Ecco, pensa che si inizia da lì, no? Sì, 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 la prima chiamata è arrivata che noi nemmeno ce l'aspettavamo. E poi andando avanti scopri che ti piace, che lo fai bene, ti evolvi man mano andando nella festa più grande, nell'evento più grande e ti ritrovi a fare delle stagioni nei villaggi turistici, a fare degli eventi importanti che ti danno soprattutto soddisfazione. La soddisfazione più grande da dove arriva in realtà? Ma guarda, per me è nel vedere che le persone che tu, con cui tu trascorri quel pomeriggio, quella serata si divertono, ma soprattutto si ricordano di te. Ecco, quindi insomma anche l'essere identificati in qualcosa di bello, sì, eh? Sì. Perché dici, sai, tanto brutto tutto, invece riesci a regalare 2, 3, 4 ore di spensieratezza e magari fai tornare bimbi anche genitori che in quel momento sono alla festa del piccolo di turno. Esatto, esatto. Poi si parte con i bambini, che diciamo è quello per cui proprio siamo nati così, per i bambini, e poi capisci che durante la festa dei bambini si divertono anche i genitori. E quindi insomma allora, c'è una bella interazione. Esatto, e poi alla fine arrivi a fare l'animazione proprio ai genitori o al fratello più grande, quindi partendo dai bambini. Una sorta di rianimazione. Sì, di rianimazione. Per certi adulti che magari hanno anche dimenticato l'essere fanciullo, Emanuele? Sì, perché poi si parte che tu fai la festa al bimbo piccolo e poi l'anno dopo ti chiama la sorella grande che fa 18 anni, da lì parti con i 18 anni, poi arriva la signora che fa 50 anni, no? Ma fate anche 50 anni, sì, facciamo tutto signora noi, dai, ma figurati, ma ci mancherebbe. Senti Emanuele, Luigi, Emanuele stamattina c'ha una voce tipo, ehi, sulle mani, vai, siamo tutti in discoteca. Sono i postumi di ieri sera, Antonella. Sì. Abbiamo finito proprio così, stamattina alle 5.30 abbiamo fatto l'ultimo buonanotte a tutti, prima di chiudere la serata. Scusate, ma di giovedì sera, dove l'avete fatto alle 5.30? Fatemi capire. Ce lo chiediamo anche noi, ma come abbiamo fatto soprattutto? Cioè nella piazzetta, sì, di, non lo so. In un locale qui, vicino a Sant'Egidio. Sì. E siamo stati qui in questo locale. Ma salutiamoli, che problema c'è? Sì, i nostri amici del bar Fate Folletti Caffè. Fate e Folletti Che ogni caffè. Giovedì sera ci ospitano, facciamo lì karaoke e poi la discoteca fino all'alba. Ma ti sei messo anche a fare il karaoke adesso? Tutto. Ah, ricominciamo. Non toccare quella canzone perché è la preferita di Luigi. Sto toccando la mia canzone preferita. Ah, va bene. Senti, Pappalardo for President. Sì, sì, visto che siamo in è la sua canzone preferita. Cioè, ma quindi la canti te? Cioè... Sì, la canto io, ma soprattutto mi piace farla cantare. Quando i ragazzi mi chiedono che ci fai cantare, che ci fai cantare. Quindi si inizia da quello, perché sì, per scaldare il pubblico, cioè, ci deve essere, no? un pezzo di partenza. Sì, sì, sì. Apriamo sempre la serata, poi lì in questo posto, diciamo che i nostri amici ormai si sono affiatati con noi, quindi viene da sé, la serata parte sempre a mille. Li salutiamo, Luigi, tutti, sì, quanti, sì, che sono tutta la nostra Giusy, che è la titolare del bar, che ci dà questa opportunità di trascorrere con loro grandi serate. Benissimo, perché poi alla fine è bello anche questo. Allora, sentiamo questo pezzo di Ricominciamo? Sì, sentiamo. Vai. No, aspetta, però questo ti voglio far cantare. No. Non vogliamo un crollo di ascolto. Scalda la voce perché ci tengo, aspetta, vai tutti insieme. No, come no, sì. Lasciami gridare. Ok. No, è bellissimo. A posto. Può passare così. Posso stare. Tutti insieme, fermi al semaforo. Io non posso restare seduto in disparte, né altre parte. Non sono capace. Anche venerdì tosto. Stare a guardare questi occhi veraci. Guarda, puoi non provare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti ti amo.
ricominciamo. Passi le notti. Questa è una minaccia, eh? Sì, sì. Per passi le notti. È uno stalker. Penso di tutto, occhio. Eh sì. Grande Adriano, grande, grande. Veramente, l'ha fatta una, ha fatti i soldi. Cioè, l'unica, e poi ha detto, che continuo a fare? Magari cado, invece... Ancora prende i diritti, vai, grande, tutti insieme! Ti amo! Su le mani! Ricominciamo! Fantastica, io adoro questa canzone. Te lo giuro! Ricominciamo! Sto morendo di caldo! Bellissimo, davvero, so dove passi le notti, questo è uno stalker, bellissimo, potremmo utilizzarlo proprio come spot contro la violenza sulle donne, va bene. Allora, ci divertiamo così, ma in realtà è così che deve essere la vita, ragazzi. Vogliamo, cioè, anche trasmettere questo messaggio, cioè basta con questa cosa, il lavoro, la serietà, il ligi al dovere, sì, tutto bene, vanno bene le regole, però ogni tanto lasciamoci andare, nei modi giusti. Sì, dobbiamo scioglierci, ma poi il divertimento alla fine è quello, la vita ci chiede questo, il sorriso, la gioia, perché se vivi una vita felice, che sei sereno, vedrai che le giornate vanno molto molto più velocemente, ma poi lo vedo dal tuo sorriso, tu sei sempre allegra, grazie, sempre sorridente, il tuo lavoro lo fai così. Io so giullare di colpi, è così. Veramente. Ah beh, siamo in tre in questo caso. Esatto. E in tre, effettivamente, saremo insieme anche in uno dei tanti appuntamenti legati al carnevale, che poi magari più tardi ricorderemo, perché insomma è vero le feste, è vero tutto il resto, ma c'è anche il carnevale, fra poco lo racconteremo. A questo punto direi non il sale della terra, ma il sale della vita, un sorriso, il divertimento, una carezza, il bimbo che è felice, il genitore che insomma condivide il divertimento del suo piccolo, ma tutto questo grazie anche a chi ha deciso di fare... di una cosa piccola, di una cosa bella, proprio il suo mestiere. Però poi quando si diventa mestieranti dell'animazione, non necessariamente si è finalizzati proprio, no, al cachet, ma si è prima finalizzati al divertimento e al progetto di per sé, poi magari arriva tutto il resto. E nel frattempo però fate università, giusto ragazzi? Sì, giusto, giusto. Che cosa state studiando? Io sono al primo anno di psicologia. Ma scusa, ma prima cantavi Ricominciamo a squarciagola, mo sei diventato timido all'improvviso? Sì, perché sto pensando agli ascoltatori che hanno sentito me che cantavo Ricominciamo. No, ma quelli hanno cantato insieme a te, no, ma scusa, ma no. Quelli hanno cantato, io me ne sono immaginati alcuni fermi al passaggio a livello, piuttosto che al semaforo rosso, lì a cantare anche loro. Secondo me si domandano, ma chi è che ha il permesso di cantare in radio? Cioè, rovinare una canzone così. Ma già. C'è il pappalardo che bussa la porta. Senti, c'è non altra di canzone che potrei mettere, ma che ce frega, ma che ce importa. Quella la canta lui, che è la sua. Sì, sì. È di Emanuele Serafini, perfetto. No, dicevo, cosa state studiando? Nel frattempo volete provare a fare i seri, quindi sì, studiate. Sì, sì. Sì, studiamo. Io sono al primo anno in psicologia, come ti dicevo, frequento a Chieti. Cioè, quello che uno dovrebbe fare nei tuoi confronti. No, io studio psicologia per curarmi, per capire che problemi ho e cercare una cura. Non c'è. Beh, grande errore. Io ci provo. Pensa che esista una cura per guarire, invece lui non potrà mai guarire. Ma quando mai? Uno ci prova, dai. Dovreste vedere Luigi davvero sul trampoli, sul monopattino, sul monociclo, che poi ti fai chiamare Uè, com'era? No, sì, per i bambini piace il nome Aieie, allora... Aieie, grande Aieie. Lui si fa chiamare Aieie, sì. È 1,95 m, però lui è Aieie. Il piccolo Aieie. Il piccolo Aieie, giustamente. Invece, Emanuele, tu cosa stai studiando? Io invece sono sempre a Chieti, passo al terzo anno di scienze motorie, quindi a breve. Facciamo così, dai, mi laureerò e quindi poi... Non diamo false speranze. No, ma infatti, non sia mai mamma a casa, potrebbe illudere di questa cosa, non vorrei. Ma dai, quanto sei? È tutto molto divertente. E poi l'animazione è diventato un mestiere ormai, perché insomma si lavora spesso, volentieri e non soltanto più per le feste di compleanno, parlavamo di carnevale. A carnevale cosa fate, ragazzi, effettivamente? Guarda, noi a carnevale veramente abbiamo un calendario pieno. Qualcosa di più. Saremo con te, quindi domenica 15, sì, e martedì 17 al carnevale di Centobuchi, questo è il terzo anno. Certo. Che collaboriamo insieme.
verso la piazza dei 100 buchi. Con poi... gli amici dell'associazione, amici del carnevale e quant'altro, quindi insomma li salutiamo. Soprattutto li ringraziamo perché ci danno fiducia ogni anno. Hanno riposto fiducia. Sì, sì. Siamo contenti di questo perché è un appuntamento che ci piace coltivare ogni anno. Il carnevale dei bambini soprattutto, esatto. E di loro che sono i piccoli protagonisti. Sì. E lì insomma vi mettete a disposizione a partire dalle classiche sculture di palloncini, ma poi per andare avanti sì, con... Sì, andremo con tutto, avremo il trucco a bimbi per questi... piccoli amici, e poi faremo dei giochi di magia con il nostro Yeye, che andrà poi sui trampoli. Ma soprattutto la novità, la novità di quest'anno è che abbiamo completamente riaggiornato la Baby Dance, quindi è... Ah, quindi c'è la Baby Dance! I bambini avranno la possibilità di ballare delle canzoni tutte nuove. Aspetta, aspetta, ce n'è una che mi piace da morire, sciacqua la scella, sciacqua la scella! La metto nel nuovo CD, dai, la reinserisco. Ti prego, sciacqua la scella è fantastico, perché quella canzone la dovrei cantare a un sacco di gente? Mi prego, sciacqua la scella, che a me si sente. No, perché comunque no, c'è ancora questo problema, nonostante noi fossimo arrivati al 2015, io vedo che ancora qualcuno fa fatica ad avere un buon rapporto con l'acqua. Ah, non riesce. Comunque vedremo un grande Aie con la nuova Baby Dance, adesso veramente, devo ammettere che è diventata una bomba. Non una bomba, senti, ma lui è il tuo motivatore, cioè nel frattempo lui che fa? Ma non è il motivatore. Ma guarda, ci alterniamo, dipende dai momenti e soprattutto dall'evento. Io una cosa che stavo pensando proprio stamattina mentre venivamo qui, che a seconda dell'evento c'è chi motiva l'altro e chi guida l'altro. Perché magari ognuno di voi conosce dell'altro anche la peculiarità, quindi dove poter lavorare per spingere con no, la forza e la grinta, e poi però l'altro conosce anche il punto debole, quindi so, andiamo a fare una cosa che so all'altro non piace, lo devo motivare. Ed è per questo che siamo in due, perché poi in due si rende meglio, perché uno sa il punto forte dell'altro e il punto debole. Certo, è così, allora, è così. Come si fa a mettersi d'accordo con voi, oppure a contattarvi, oppure ad avervi alla festa? Potete tranquillamente trovare la nostra pagina Facebook che si chiama RC Group Animazione. RC Roma Catania, RC sì, Group. Sì, RC Group, come quella dei condizionatori, l'RC Group uguale. Però noi è nato così, poi non possiamo spiegare il motivo, ma è nato così questo nome e lo terremo per sempre. Oppure... Roma Campione, ecco, mi viene da dire questo. Va benissimo. RC Roma Campione. Accettiamo la combinazione. Accettiamo la combinazione. Oppure direttamente con il nostro numero di telefono. 389 87 37 945. Ah bene, cioè, tutti hanno preso, guarda, cartelle. No, non ce la faranno mai. Sì, ma esatto. Ci trovano sulla nostra pagina, dai, non è quello il punto. Siamo su 100 buchi, domenica e martedì grasso, va bene? Sì, sì, siamo lì, ma poi siamo ricchi, il sabato saremo ad Arquata, il sabato sera. In realtà saremo lì dal pomeriggio, perché comunque noi combiniamo sempre pomeriggio per i nostri piccoli amici e poi la sera per i grandi. Anche la domenica dopo il carnevale di 100 buchi. Ma per i grandi saremo... che fate? Per i grandi di tutto, noi dai balli di gruppo, al karaoke, alla discoteca vera e propria, perché il nostro Aieie la notte si trasforma e diventa DJ Apple. Sì, una metamorfosi. Mamma mia ragazzi, no, in questa veste vi devo ancora venire a vedere. Ancora non c'hai visto. Lo farò. Grazie a Luigi Mele ed Emanuele Serafini, RC Group con noi. Oh, buona festa ragazzi. Grazie Antonella e grazie a te.